È stata presieduta dall'arcivescovo Matteo Zuppi la messa in occasione della festa di Santa Lucia nella Basilica di Santa Maria dei Servi, ricorrenza che attira tradizionalmente molti devoti della Santa Martire. Lucia, giovane donna siracusana, subì il martirio nel 304 come vitale e agricola ai tempi della persecuzione di Diocleziano. Godette fin dai tempi più remoti di una grande popolarità. Il suo nome è anche inserito nel canone romano, la più antica preghiera di consacrazione dell'Eucarestia della Chiesa Latina. Il corpo della Santa venne trasportato nella città imperiale di Costantinopoli nell'XI secolo, da cui venne trafugato dai veneziani nel 1204 e da allora custodito nella Serenissima Repubblica. La devozione popolare nei confronti di Santa Lucia è molto attestata anche nella città di Bologna. Già alla fine del Cinquecento il bolognese Papa Gregorio XIII Buoncompagni approvò la donazione della reliquia di un dito della Santa alla grande chiesa dei Gesuiti che portava il suo nome ed era qui che si tenevano le celebrazioni cittadine con la tradizionale fiera dei presepi. I maestri presepiari bolognesi, infatti, con le caratteristiche figure della tradizione petroniana, approfittavano dei festeggiamenti in onore della Santa per proporre il frutto del loro artigianato alle famiglie, che amavano arricchire di anno in anno la rappresentazione domestica della Natività. Papa Paolo V nel 1611 concesse per questa festa anche l'indulgenza plenaria ai fedeli che accorrevano per invocare la Santa Martire, il cui nome evoca la luce della fede e della carità. Con la soppressione napoleonica del 1796, la chiesa di Via Castiglione venne sconsacrata. La festa, con la tradizionale fiera, trovò nuova sede presso la Basilica dei Servi. Monsignor Zuppi ha compiuto anche il rito della benedizione devozionale con l'olio benedetto in onore della Santa, un gesto, aveva richiamato nell'omelia, che evoca quella cura che Gesù ha sempre mostrato verso le persone deboli. L'olio che illumina e riscalda è simbolo di quella luce e di quell'amore che trovano nella martire Lucia uno degli esempi più belli, luce e amore che rendono la testimonianza cristiana attraente, missionaria, capace di comunicare il Vangelo.